Le tre priorità che ricordava il dottor Turato, che sono la giustizia, la sanità e la scuola. Sulla giustizia e la sanità lo snodo centrale è la logica del fascicolo, cioè portare questi servizi non dal cittadino, non far sì che il cittadino possa accedervi più facilmente o in maniera giusta o in maniera efficace, ma è riflettere sul fatto che ogni cittadino corrisponde, se ci sono 25 milioni di famiglie in Italia, a un, diciamo, uno sportello virtuale che si va ad aprire, e solo attraverso un sistema di banda, questo è stato ricordato più volte, questo può avvenire, e pensiamo poi ai benefici che ne derivano da un punto di vista di servizio, giustizia o servizio di sanità. Se poi penso alla terza priorità, è quella della scuola, in questo caso c'è il mondo degli educatori, cioè le scuole interconnesse, diciamo, l'elemento burocratico nel senso più nobile del termine all'interno della scuola, ma vuol dire anche toccare le generazioni future, le quali tra l'altro sono più che pronte alle innovazioni rispetto alle nostre aspettative. Allora, se queste tre priorità vengono mantenute al centro di fuoco delle iniziative del governo da un punto di vista centrale, quali sono le ricadute sul territorio? Se la banda larga, però facendo la matematica su quello che diceva il collega che ha raccontato l'esperienza del Trentino, è preoccupante, perché se per raggiungere 500.000 in maniera, diciamo, alto di gamma, 500.000 di cittadini nel Trentino con tutte le complessità si è speso 100 milioni di euro, 60 milioni di italiani, o almeno quella componente 60 milioni di italiani da raggiungere ancora, non la si raggiunge con 800 milioni di euro, probabilmente con una cifra che gli operatori telefonici ricordano essere fra i 9 e i 12 billion, quindi richiede per forza la collaborazione da questo punto di vista pubblico-privato, quindi ben venga bene. Se la banda larga diventa un elemento abilitante e non un elemento di cui ci si innamora, pensiamo agli esempi intorno a questo, in questa tavola rotonda, relativamente allo sviluppo aziende del software che però sono italiane, che si sviluppano localmente per esigenze, innovando e sviluppando nei parchi scientifici o in maniera diretta. Queste sono le ricadute più emblematiche. Questo è quel riportare nel territorio italiano competenze e conoscenze in piccolissime aziende, da un addetto fino a 25, 30, 50, pensiamo che il settore dell'information technology italiano è fatto da 400.000 addetti su circa, diciamo, fra le 50 e le 70.000 aziende, sono piccole e medie aziende, sono artigiani, non sono per dimensione, non sono grandi multinazionali, e questo è il grande beneficio in termini di ricaduta, pensando all'information technology, derivante da, diciamo, barra dritta su queste tre priorità passando attraverso la banda larga. Il tema è sviluppare competenze locali attraverso l'intelligenza e la conoscenza, che in Italia non manca assolutamente.